Il Soro Optimist Club di Martina Franca, presieduto da Doranna Rinaldi, sostiene la campagna internazionale Orange the World. Anche quest'anno, per dire no alla violenza contro le donne, il Soro Optimist International d'Italia e la Federazione Europea del Soro Optimist International sostengono la campagna internazionale Orange the World. Dal 25 al 10 dicembre, 16 giorni di attivismo con iniziative ed azioni di sensibilizzazione. Quest'anno stiamo proponendo e sostenendo anche l'innovativa campagna di comunicazione della Federazione Europea che sotto i titoli Leggi i segnali unifica tutti i Soro Optimist Club europei e viene chiesto a tutte le Soro Optimiste una forte mobilitazione per prevenire la violenza domestica. Nell'ambito della manifestazione, la soroptimista Rosa Maria Vinci, autrice del libro Il profumo dei giacinti selvatici, ha dialogato con la giornalista Agata Scarafilo. Già nella volta scorsa abbiamo un po' dialogato con Rosa Maria e una delle domande che ho fatto all'autrice l'ho legata intanto per capire un po' la genesi di questo romanzo. Sappiamo che Rosa Maria, che è un'imprenditrice, ma è anche una scrittrice e una poetessa, perché lei ama molto la poesia e qui si coglie anche la sua sensibilità e il suo animo sensibile. E con la vice sindaco Nunzia Convertini, sul tema della condizione e del riscatto delle donne in difficili contesti di povertà, arretratezza, oppressione. Perché da poco erano passati i 30 anni dallo sbarco, diciamo, no? A Bari nel 91, questa nave che era piena di gente, eccetera, eccetera. Io poi, no, questo tu non lo sai, però io ho fatto volontariato a San Foca negli anni in cui mi sono formata anche, no? Erano anni di attività sempre sociale e io davo le scarpe a chi arrivava ed erano tutti gli albanesi che arrivavano. E ho in mente un odore che non dimenticherò mai e anche quella faccia, perché davanti a me c'erano ingegneri, dottori, come scrivi tu, no? Questi figli di Fatima che prendono un gommone, non lo dicono mai a Fatima che cosa hanno vissuto. Ecco, come è nato intanto questo libro e soprattutto il personaggio di Fatima? Il libro nasce da confidenze tra amiche, quindi io ho diverse amiche albanesi, tra cui una in particolare che vedo molto più spesso, e nel tempo abbiamo cominciato a raccontarci delle nostre famiglie, delle nostre usanze, del nostro paese e quindi alla fine, ascoltando le sue storie, anche familiari, soprattutto quelle che riguardavano la sua mamma e suo padre, e prendendo appunti, alla fine, un giorno dopo l'altro, è nato qualcosa di più lungo di una poesia, e che io pensavo di scrivere una poesia in quel momento, però è andata avanti un po' così. Pensa di pubblicarlo in Albania? Proprio oggi mi è arrivata un invito a tradurlo in albanese. Perché oggi c'è stata anche un'intervista di Ira Pandoku, che fa parte delle Aquile di Seta, un'associazione di donne albanesi che agisce sul territorio italiano. Quindi c'è stata questa intervista alla CNN albanese e in questo frangente è nata anche l'idea di tradurre questo libro, perché l'hanno trovato abbastanza interessante come storia. Io l'ho conosciuta nell'ambito del centro antiviolenza di Martina. È nato subito un feeling l'anno scorso quando abbiamo proposto un progetto nelle scuole, sempre nell'ambito della campagna contro la violenza, Diamo voce ai giovani. E in quell'occasione io ho conosciuto Ira e mi ha colpito, devo essere sincera, proprio il fatto che di nazionalità albanese fosse presente nel centro antiviolenza di Martina. E molto l'ho apprezzato, perché ho detto la violenza non è solo per le donne martinesi, ma anche per le donne che ospitiamo, insomma. Io ringrazio Dora
Ringrazio Rosa Maria per averci avuto qui, il Soro Step si è acceso, sia per le iniziative che organizza in occasione del 25 novembre e per la collaborazione che ha sempre con il Centro Antiviolenza, ma anche per aver avuto oggi qui la voce delle Aquile di Seta, perché è vero che noi qui ci conosciamo nell'ambito della violenza di genere, dove io sono operatrice, ma oggi sono qui come portavoce anche di questa associazione, di un'associazione nata 2 anni fa con sede a Bari, le Aquile di Seta, che è un'associazione di donne per le donne albanesi, ma non solo. È un'associazione che si occupa proprio di promuovere la voce e scrittori che scrivono in italiano, scrittori albanesi che scrivono in italiano o scrittori e scrittrici italiani che creano questo ponte con l'Albania, ci danno la possibilità di far conoscere di più il nostro paese e che ci emozionano, ecco, con i loro racconti. Io vorrei donare questo libro alla biblioteca comunale. È un libro che si apre a tante, diciamo, è abbastanza aperto il ventaglio degli argomenti. Tant'è che si parla di destino, si parla di radici, si parla di amore, ovviamente essendo un romanzo, si parla di tradizioni di un popolo, si parla di immigrazione ed emigrazione. Come amministrazione ci stiamo impegnando a fare di queste serate un vero polo non soltanto di natura culturale per l'eventuale libro o proposta, no, editoriale, ma intendere queste serate come momenti formativi ed educativi, per cui ho apprezzato molto il riferimento alle scuole, perché è da lì che bisogna partire. Anche per questo la biblioteca si è dotata di una serie di volumi che mirano allo studio, alla riflessione, alla focalizzazione di questo tema. Nel libro, dicevo prima, ci sono personaggi di fantasia, ma anche persone che realmente ho conosciuto e li citi anche. Tra questi c'è proprio Didi Tartari, giusto? Che ha suonato prima. Complimenti, non ho avuto la possibilità in quel momento, ma la tua musica è arrivata anche quella nel cuore, insomma. E Didi Tartari, quindi la presentiamo magari, abbiamo l'occasione di presentarla, è docente del Conservatorio di Tirana e primo violino dell'orchestra di Radio Televisione Albanese. Didi ha suonato prima un brano di Johann Sebastian Bach, prima partita per violino, solo allemand, si dice così? Ho detto bene, bene, complimenti ancora. Quindi perché Didi in questo libro? Ecco, Didi è una di quelle persone, di quelle artiste che mi ha affascinata. Io l'ho conosciuta diversi anni fa, in occasione anche di un evento Solo Optimist che abbiamo fatto in aeronautica, dove lei ha suonato, e questa musica mi è entrata nel cuore. E il protagonista, il coprotagonista, era comunque un appassionato di musica e suonava il violino. E quindi naturalmente è nato l'abbinamento, anche perché dall'Albania tutte e due provenivano, quindi insomma è stato facile, come dire, il connubio.